E qua ci dice che la luce gialla emessa dai vapori di sodio di un lampione stradale ha questa lunghezza d'onda, no? Nel vuoto. Calcolo la frequenza della radiazione, quanto vale il periodo. Qua è semplice, no? Perché basta usare F uguale a C fratto lambda, dove C è la velocità della luce nel vuoto. Ok, quindi fate il conto e trovate questa cosa. Per trovare il periodo, semplicemente farete 1 fratto F, quindi lambda fratto C. Poi dice, fai propagare la radiazione gialla del sodio in un mezzo, il 15 di rifrazione N 1,5. Calcola la lunghezza d'onda della radiazione. Ora, voi sapete che l'indice di rifrazione è definito come C fratto V, cioè la velocità della luce nel vuoto, fratto la velocità della luce in un mezzo, no? E di conseguenza, se voglio trovare quanto vale la lunghezza d'onda della radiazione in questo mezzo materiale qua, dovrò avere la velocità della luce in questo mezzo materiale. Quindi lambda che sto cercando sarà V fratto F. Beh, allora da qui, visto che n so essere uguale a 1,5, so che V sarà C fratto n che conosco, e quindi poi sostituendo, insomma, trovo il valore di lambda che mi serve. Poi, cancelliamo, il 13, una lampada a vapore di mercurio emette una radiazione di lunghezza d'onda di 253,7 nanometri. Calcola la frequenza della radiazione, vabbè, qua è C fratto lambda, ok, e ci chiede corrisponde a radiazione visibile? No. Cioè, non ho fatto il conto, ma guardo il risultato perché si calcola così. 10 alla 15 Hz, no, assolutamente no. Non siamo nel visibile, se non sbaglio. Ok? Dovrebbe essere ultravioletto, ma controllate. Poi, vediamo questo. Una luce rossa ha frequenza F, quindi conosciamo la frequenza di questa luce. Calcolo la lunghezza d'onda, questa è sempre la solita roba, lambda uguale a C fratto F, e la troviamo. La luce attraversa uno strato di vetro Flint, che ha indice di rifrazione pari a 1,507 per la luce rossa. Calcolo la lunghezza d'onda corrispondente. Beh, come prima, no? La lambda che stiamo cercando all'interno di questo vetro è V fratto F, giusto? V, l'abbiamo visto prima, è C fratto N. Quindi posso sostituire e quindi avrò C fratto N fratto F e se fate il conto sono sicuro che esca fuori questo valore. Raggio di luce monocromatica di lunghezza d'onda 650 nanometri incide perpendicolare su due fenditure, okay, che hanno distanza D che ci dà, dice da meno 4 metri. Sullo schermo che a distanza L pari a 2 metri. Sullo schermo che dista 2 metri dalle fenditure, posto parallelamente al piano delle fenditure, si forma una figura di interferenza. Ok? Qual è sullo schermo la distanza tra il massimo centrale e quello del primo ordine? Vabbè, questo è abbastanza standard perché se vi ricordate, abbiamo visto proprio in classe una relazione che a seconda di come l'abbiamo scritta, se non mi ricordo, ci dice che y fratto l è uguale a lambda fratto d, ok? Dove y è proprio appunto questa distanza qua che ci sta chiedendo lui. Quindi qua molto semplicemente avrò y uguale a lambda per l fratto d. L'unica cosa a cui bisogna stare molto attenti è che la lunghezza d'onda va convertita in metri. Quindi ricordatevi che nano è 10 alla meno 9, e così vi dovrebbe uscire fuori questo risultato qua. Ok? Poi vediamo il 74. Un raggio di luce gialla di lunghezza d'onda lambda illumina due sottili fenditure collocate a una certa distanza L da uno schermo. La prima striscia luminosa di interferenza si forma sullo schermo a 0,50 dal massimo centrale, quindi ci sta dando ancora di. No, ci stanno, scusate, y adesso. Ok? Cosa ci chiede?
Qual è la distanza fra le fenditure? Vabbè, questo è evidente, basta usare questa relazione. Quindi D uguale a lambda per L fratto Y, e facendo il conto dovrebbe uscirvi il valore che ho tagliato, che è 1,2 mm. Ok? E poi dice la distanza tra lo schermo e le fenditure raddoppia, quindi raddoppia L. Come vale la distanza tra due massimi laterali? Vabbè, basta guardare dove si trova. Se voi portate, lo riscrivete così, fratto D, vedete che se raddoppia L, chiaramente raddoppia anche Y. Quindi, punto, scala tutto insieme. Ok, proseguiamo. Qua ci viene detto che le due fenditure distanti tra loro 0,80 mm sono illuminate da una luce monocromatica di lunghezza d'onda pari a lambda. La distanza tra due frange luminose della figura di interferenza, ok, quindi sta parlando di Y, ce la dà, è 4,0 mm. A quale distanza lo schermo si trova le fenditure? Le abbiamo fatte praticamente tutte le combinazioni. Qua sarà Y per D fratto lambda. Ok, facendo il conto dovrebbe uscire questo. Ok, vediamo invece un attimino qui. Un fascio di luce monocromatica incide su due fenditure e la figura risultante è raccolta su uno schermo. La distanza sullo schermo fra due frange consecutive, ok, dove si verifica interferenza costruttiva, non ho capito, la distanza sullo schermo fra due frange consecutive dove si verifica l'interferenza costruttiva. Ah, ci sta dando delle informazioni, ok, pensavo fosse già la risposta, cioè le domande. Aumenta, quindi la distanza sullo schermo fra due frange consecutive, quindi Y, aumenta quando lo schermo è allontanato dal piano delle fenditure. Beh, se pensate a questa relazione, so, scrivo come l'abbiamo scritta prima. Quindi se la giriamo abbiamo Y uguale a lambda per L fratto D, quindi fa due frange, aumenta quando lo schermo è allontanato, quindi quando aumenta L. Aumenta quando viene utilizzato un fascio di luce di maggiore lunghezza d'onda, giusto? Aumenta quando diminuisce la distanza fra le fenditure, tutto vero. Quindi in poche parole sappiamo questa cosa. La domanda è: quali delle precedenti affermazioni sono corrette? Ah, abbiamo risposto senza, non avevo letto prima, scusate, quindi è l'ultima, perché sono vere tutte e tre. Giusto? Se la scrivete in questo modo, va bene, abbiamo risolto il problema senza sapere quale fosse la domanda. Pensavo che queste qua fossero già per forza vere, ma ce ne siamo accorti guardando questo. Ok, proseguiamo. Qui ci viene detto che due sorgenti co coerenti monocromatiche emettono luce rossa di una certa lunghezza d'onda lambda. La luce della seconda sorgente è sfasata di un quarto di lunghezza d'onda, quindi lo sfasamento è lambda quarti, rispetto alla prima. Quanto deve essere la differenza delle distanze delle sorgenti da un punto P dello schermo per osservare interferenza costruttiva? Beh, allora, la differenza fra la sorgente 1, fra la distanza sorgente 1 punto S2 punto, cioè questa distanza qui, perché ci sia interferenza costruttiva, devo tenere conto dello sfasamento, giusto? Quindi, visto che vengono emesse sfasate le onde, se fossero, facciamo così, se fossero in fase, basterebbe fare K per lambda, o M per lambda, non mi ricordo cosa abbiamo usato. Però visto che sono sfasate, devo compensare questo sfasamento in modo che ci sia interferenza costruttiva aggiungendoci lambda quarti, quindi questo spaziettino qui. Ok? In quali punti se invece interferenza distruttiva? Beh, faccio lo stesso ragionamento, ma con K più un mezzo lambda più lambda quarti. Ok? Quindi dovrebbero, sì, queste qua sono le condizioni. Quindi
Basta, cioè non c'è altro da dire. Ok. Poi l'81, cancelliamo, lasciamo un po' di spazio. In un esperimento di Young si usa la luce con una certa lunghezza d'onda. Gli angoli che individuano due massimi simmetrici rispetto alla frangia luminosa centrale sono 0,2999, quindi abbiamo teta. La distanza fra le fenditure è di 850 micrometri. Quanto vale il numero K corrispondente alle due frange? K intende M, qua. Okay. Luminoso diceva sì, quindi abbiamo interferenza costruttiva. Vabbè, noi sappiamo che se in teta è uguale a M lambda fratto D, giusto? D se in teta è uguale a M lambda, quello che abbiamo visto in classe. Quindi posso isolare M che mi serve, che poi è K che sta chiedendo lui, e quindi sarà D sen teta fratto lambda. E se fate il conto, immagino che esca fuori questo valore qua. Poi chiede a quale distanza minima devi posizionare lo schermo se vuoi che i due massimi si trovino ad almeno 10 cm uno dall'altro. Allora, che i due massimi si trovino da almeno 10 cm uno dall'altro, quindi attenzione, cioè se c'è questa cosa, questo è 10 cm, io da qui posso ricavare y, che è quello che mi interessa a me come dato, no? E quindi so che y sarà 5 cm e noi sappiamo che si può approssimare. Cioè, se voi guardate y fratto l, che sarebbe la tangente di alfa, questa è circa, la tangente è circa uguale al seno di alfa per questi angoli, e quindi l che state cercando sarà y fratto il seno di alfa, che dovrebbe darvi anche questo valore qua. Poi vediamo un attimino, l'82 dice una luce monocromatica produce una figura di interferenza su uno schermo posto a una distanza L da due fenditure distanti D. La distanza dalla prima frangia luminosa dal massimo centrale è di 2,0 mm. Calcola la lunghezza d'onda della luce utilizzata. Vabbè, questo ormai ragazzi è sempre uguale. Y per D fratto L. Fate il conto e vi dovrebbe saltare fuori quel valore. E poi dice: cosa accade alle frange di interferenza se davanti alle fenditure si pone una lastrina piana di plexiglass che ha un certo spessore e un certo indice di rifrazione? Niente, direi niente, perché uno si potrebbe aspettare che se la pongo solo davanti a una, allora ho uno sfasamento della luce, ma se la pongo davanti a tutte e due le fenditure vengono entrambe sfasate, se le sfaso della stessa fase. Non cambia niente in termini proprio di differenza poi di cammino delle onde. Ok, qua ci viene detto: in un esperimento con due fenditure si utilizza una sorgente di luce che emette una sovrapposizione di due diverse lunghezze d'onde, quindi una lunghezza gialla che conosciamo e una lunghezza verde che invece è incognita. Sullo schermo si osservano due figure di interferenza, che sono sovrapposte ovviamente. In particolare si nota che la quinta frangia luminosa della luce verde, ok, va a cadere esattamente all'interno della quinta frangia scura, quindi luminosa e quinta scura. Qual è la lunghezza d'onda della luce verde? Ok, beh, pensiamoci un secondo, no? Noi sappiamo che questa cosa qui, il fatto che luminoso e scuro siano sovrapposti, ci fa capire che l'angolo, cos'era, giallo, giusto, del giallo che va a produrre una luce scura, la frangia scura, ok, sì, giusto, sarà M
meno un mezzo lambda della luce gialla fratto d, giusto? Poi so che è la quinta e quindi ottengo che qui avrò 9 mezzi lambda giallo fratto d. Ok? Da qui posso ricavare l'angolo perché lambda gialla ce l'ho e ho anche le fenditure. Inoltre, ah giusto, so che di quella verde, seno teta verde, sì, così corretto, invece è costruttiva perché è luminosa, sarà M lambda verde fratto D. Ma se cadono nella stessa posizione, l'angolo è lo stesso, giusto? Quindi posso dire che teta verde uguale a teta giallo. Quindi seno teta G, teta B saranno uguali e quindi posso dire 9 mezzi lambda G uguale a 5 lambda verde e quindi trovare il valore di lambda verde incognito. Ok? Vediamo quest'ultimo in cui ci viene detto che una luce blu attraversa due fenditure distanti 100 micron e produce, quindi conosciamo lambda D, e produce su uno schermo collocato di fronte a entrambe questa figura di interferenza. All'interno della lunghezza D, nella figura di interferenza, si osservano quattro fasce luminose. 1, 2, 3. Io ne conto 3. Poi prendiamola per buono. Ah, perché prende da qua a qua. Ok. Calcolo la distanza fra lo schermo e la coppia di fenditure. Ok, vabbè. Beh, ragioniamo sul fatto che conosciamo D, anche di grande. Le varie frange luminose sono tutte equidistanti e allora posso dire che Y sarà uguale a D fratto 4. Ma se ho Y, giusto, posso usare quella formula Y uguale a lambda per L fratto D, e quindi L sarà Y per D fratto lambda. E quindi, giusto, calcolo quello che mi serve, dovrebbe venirvi, così vi do riferimento, questo era l'85, 1,20 metri.